8 mesi prima, mercoledì 16 marzo. La mattina era di quelle sonnolente, fosca e umida. Come un filo afflosciato, pensò la signorina Emilia, una corda grigiastra tesa svogliatamente tra un inverno moribondo e una primavera ancora lontana. Molto tempo dopo si sarebbe ricordata di aver sognato a occhi aperti di andare a casa presto, con un'idea precisa su come si sarebbe svolta la sua giornata. Il sogno. Uscire dall'edificio alle 3 e percorrere a piedi pochi solati fino alla libreria accademica all'interno del lucido edificio scuro della Stockmann. Comprare una rivista, se possibile l'ultimo numero dell'Elocuvaetta, quello con Rolf Vanka in copertina. Poi chiedere alla signora Tomestò del Salon Roma di fare la manicure, nonostante non avesse preso appuntamento. Si era concessa la prima manicure della sua vita l'estate precedente, in luglio, quando la Hoffman & Loren le aveva dato 2 settimane di ferie a stipendio pieno. Ormai le mani erano di nuovo malconce, le unghie ruvide e irregolari per via del continuo maneggiare carte e fascicoli nell'ufficio di Thun e dei lavori domestici a casa. Oppure, perché mentire, quando la signorina Emilia si sentiva di malumore e non la vedeva nessuno, se le rosicchiava. Era questo a renderle brutte, e poi toccava all'inappuntabile signora Wick vergognarsi e nascondere le pecche alla meglio. La signorina Emilia si mordicchiava anche i polpastrelli la sera tardi, dopo aver tirato la tenda in vista della notte. Le capitava di perdersi in un libro o sprofondare nei mille pensieri, fino al punto di cominciare, distrattamente, senza rendersene conto, a prendere con i denti lo strato più esterno e staccarlo. La pelle si sfaldava e la signorina Emilia era diventata abile negli anni. Sapeva esattamente quando smettere di tirare e mordeva via il lembo sottile appena prima che il polpastrello cominciasse a sanguinare, dopodiché sputava il frammento sul pavimento o nel letto, di fianco a sé. Era un po' che non ci ricadeva, però. Le unghie erano irregolari, ma per il resto le mani erano curate e integre. Avrebbe potuto usarle per leggere la rivista cinematografica già nel salone, mentre la signora Tomestò le faceva la manicure una mano alla volta. Bastava quella libera per girare pagina. Avrebbe scelto un articolo da leggere, magari la rubrica internazionale con i pettegolezzi di Hollywood e degli studi dell'UFA a Berlino. Avrebbe guardato le foto ritratto di Leslie Howard e Cary Grant, assaporandole fino in fondo. Nel borsellino teneva un ritaglio ingiallito con Grant e Randolph Scott, in costume da bagno. Risaliva 3 anni prima e non l'aveva mai mostrato a nessuno. Si vergognava. Quasi 37 anni e spasimava ancora per gli attori americani con i capelli impomatati, denti bianchi e una perfetta piccola infossatura nel mento. «I'm a very great lover of your art, and I shall be the luckiest». La signorina Emilia voleva scrivere a Grant, Scott e Howard e agli altri, chiedendo una foto ritratto. Anche a Rolf Vanka, Ich bin eine große Verreiterin, voleva scrivere, ma fino a quel momento non aveva scritto proprio a nessuno. Tra l'altro, Sante Risoatu non aveva una fossetta identica a quella di Cary Grant e Rolf Vanka, ma non era la stessa cosa. Sante Risoatu non viveva in un palazzo di una lontana e fiabesca cinecittà, ma in un appartamento di Telow insieme alla moglie. Lo si poteva trovare in giro per Helsinki in una giornata qualsiasi, vederlo entrare in una banca o cenare al campo o al Monte Carlo o in uno dei locali migliori della città. Sullo schermo, Zoatu recitava la parte di un coraggioso attivista che si batteva contro l'oppressione russa nel 1902 o di un retto ufficiale incursore nell'inverno del 1918, ma nella realtà non era un tipo così elettrizzante. Oppure sì. Sulle locuvaette avevano scritto che Sante Risoatu era un nome d'arte e che la star voleva tenere segreto quello reale. Per essere lasciati in pace, si leggeva. Ed ecco che entrava in gioco la suscettibilità della signorina Emilia. Non le sarebbe importato niente se avesse scoperto che Cary Grant non si chiamava Archibald Leach, ma Bronimir Mankulowski, o che Leslie Howard era nato Yoram Kardashian e non Leslie Steiner. Ma lì a Helsinki voleva sapere da dove la gente veniva davvero. Se nessuno conosceva il vero nome di Sante Risoatu, significava che nessuno poteva sapere nemmeno cosa lui facesse 20 anni prima. Doveva essere ancora giovanissimo, in pratica un bambino, ma se fosse stato in uno dei campi, magari come fattorino a lustrare gli stivali dei soldati per mettere insieme i soldi per mangiare? All'epoca era il caos, regnavano la miseria e la paura, si facevano cose che poi si tenevano per sé. Finita la manicure e pagata la signorina Tomestò, sarebbe andata in una rivendita di coloniali, una delle più eleganti, come Krzyzewskiej o Marshall. Quella sera si sarebbe concessa qualcosa di buono, un barattolo di pesche sciroppate o un cartoccio di caramelle miste, o magari qualche pralina da capo. Le piacevano la carta giallo sole e il cioccolato fondente nascosto sotto. Poi avrebbe preso il tram per Telow. L'odore di ferro arrugginito, vestiti bagnati e corpi non lavati lungo il tragitto. A
Avrebbe fatto la spesa nella drogheria di Colonius Gaten. Avrebbe preparato la cena, mangiato e lavato i piatti. Avrebbe aspettato che cominciasse il concerto serale alla radio. Abbassato leggermente il volume, acceso la lampada da lettura, preso posto sulla poltrona rossa con i braccioli chiari. Si sarebbe avvolta nel plaid e avrebbe letto, con le praline o il piattino delle pesche sciroppate a portata di mano. Con la mente sarebbe volata lontano, a Brentwood e Beverly Hills, a ville da 20 stanze, lussuose decappottabili e piscine, a un mondo di giardini curati con palme, acace e bougainville, con autisti in livrea fino alle caviglie e prosperose domestiche negre dalla battuta pronta ma consolatoria. Un mondo diverso dal suo, ingrato, crudele, grigio. Si sarebbe lasciata fagocitare dagli articoli, riscuotendosi solo alle prime note dell'inno nazionale. Finite le trasmissioni, di nuovo alla realtà. Spegnere la radio e la lampada, prepararsi per la notte, controllare che il gas fosse chiuso. Aveva paura di morire bruciata. Le esplosioni erano comuni e gli incendi devastanti. Controllava i fornelli ogni volta che usciva e ogni sera prima di andare a letto. In camera avrebbe fatto freschino. Il suo piccolo bilocale era sempre gelido e pieno di spifferi fino a maggio inoltrato. Il letto sarebbe stato vuoto, come lo era da quando Hannes l'aveva lasciata. Ne aveva avuto abbastanza e se n'era andato senza una parola. Avrebbe steso il plaid e si sarebbe infilata sotto le coperte, girata sul fianco, avrebbe tirato sulle gambe rannicchiandosi in posizione fetale e forse si sarebbe messa una mano sulla pancia, tra la coperta e la camicia da notte per scaldarsi di più. Avrebbe sentito la solitudine, certo, l'avrebbe sentita fin nel midollo, ma avrebbe anche provato piacere. Per essere riuscita comunque ad arrivare da qualche parte, lontano da tutto ciò che nessuno, men che meno l'avvocato Clyde Stone e i suoi distinti clienti, poteva intuire lanciando occhiate furtive, credevano loro, al suo tailleur semplice ma di buon taglio e ai suoi capelli lucenti e alle caviglie sottili che uscivano dalle scarpe col tacco, e dall'indomani alle sue mani fresche di manicure con le unghie limate e laccate di rosso. Sì, quella sera una delle due mani appena rifinite si sarebbe appoggiata alla pancia per scaldarla. La signorina Amelia sarebbe stata zitta da brava e Matilda si sarebbe addormentata presto e serenamente e avrebbe continuato a sognare. Qualcosa di meglio, ancora meglio di quello che aveva.